Parola al Presidentissimo. Ma davvero poche parole, perché stiamo vivendo qualcosa di inusuale, qualcosa di, come dire, fantastico. Io festeggio quest'anno i 40 anni con la Lazio. Devo dire che forse solamente nell'anno del centenario, ma neanche, cioè assisto in queste ore, in questi giorni, a un'esplosione di iniziative, sicuramente favorite dall'esploit della squadra di calcio, inutile negarlo, ma comunque che vedono diversi protagonisti, diverse idee, diverse iniziative, con un denominatore comune finale, che è la glorificazione della Lazio, della lazialità, e come dire, una presenza importante, non arrogante, ma sicuramente molto marcata in questa città. Ieri sera abbiamo avuto un paio di eventi formidabili, la mattina dell'Epifania una delegazione di numerose sezioni si è andata in Vaticano, qui si sta sperimentando addirittura un villaggio, probabilmente mi dimentico altre iniziative, ma per esempio so che alcuni club della regione, cito da tutti i Frascati, hanno anche loro introdotto un programma di festeggiamenti. Dovremmo essere vecchi, siamo semplicemente nobili antichi e con un immenso futuro davanti a noi. Vedere i bambini di Diego Latini, che oggi il Salone d'Onore ha preso uno dei premi Luigi Biggerelli, vuol dire veniamo da molto lontano, ma le nuove generazioni continuano e cominciano a scrivere nuovi capitoli di questa che, senza tema di smentita, è la più bella favola che è stata scritta in questa città e non solo in campo sportivo dal 9 gennaio del 1900. Grazie Presidente. Vicepresidente della Polisportiva Lazio. Eccolo. In realtà la mia è solo una nota a piè di pagina a quanto ha detto Guido. Guido ci ha detto siamo qui per un atto importante, sì, perché dopo lo svelamento dei leggii, e adesso Gianluca ci racconterà quello che la sezione atletica fa qui da diversi anni con costanza, dicevo, dopo lo svelamento dei leggii daremo vita a qualcosa che quei 9 ragazzi lì sognavano, perché quei 9 ragazzi, quando si incontrarono e ascoltarono le parole di Luigi Biggerelli, pensarono che lo sport potesse essere qualcosa che integrava le persone, che le faceva realizzare, le faceva vivere in maniera esaltante, perseguendo un sogno e consentendo a tutti di fare sport, non solo a chi praticava alcune specialità, alcune discipline di elite. E allora quel sogno oggi si concretizza perché daremo vita ad un comitato promotore della Fondazione Lazio Sport per Tutti, che possa consentire di fare sport a chiunque, sia per diversa estrazione sociale, sia per diversa abilità, sia fisica che psichica, sia per uomini, donne, giovani, master. Una fondazione che promuova stili di vita sani, che promuova gli ideali sportivi della lealtà, del senso del controllo del proprio corpo e della diciamo disponibilità a collaborare in una squadra. Quindi nascerà la fondazione SS Lazio 1900 Sport per Tutti, grazie a quanto Guido mette a disposizione in termini di tempo e di competenze, grazie a quanto Antonio Buccioni, presidente generale, ha ritenuto di promuovere con noi, grazie a quanto Gabriella Bascelli, la bravissima Gabriella Bascelli, vi chiedo di farle un applauso, sta facendo per i nostri colori a livello nazionale ed internazionale, grazie a quanto il grande Paolo Lenzi, che ci sta aiutando tantissimo, sta facendo per dar vita a questo comitato promotore, grazie Paolo, sinceramente di cuore. E quindi la maniera più bella per finire è guardare il cielo e dire grazie per i colori bianco celeste e grazie perché da 120 anni ci diamo insieme, grazie. Antonio, a te l'onore di svelare questo primo leggio, è stata una bellissima idea e sarà una delle tante pietre che metteremo qua in Piazza della Libertà.
in modo che questa piazza diventi ogni giorno di più il simbolo della nostra storia. Bravo Giovanni! Ciao Gabriella, dov'è Gabriella? Dov'è Gabriella? Gabriella, vieni qua. Gabriella. Vieni con noi, Gabriella! Ci vuole una miss! Ci vuole una miss, scusateci! Ci vuole una miss! Muovilo, ecco qua! Ringraziamo anche Lazio Wiki, insomma, che ci ha dato una grande mano nel controllare i testi, eh? C'è presente qui oggi? Stasera. Questa piazza fu il ritrovo di un gruppo di giovani che il 9 gennaio 1900, capeggiati da un sottufficiale dell'esercito italiano, Luigi Pigiarelli, idearono e fondarono uno dei club sportivi più antichi di Roma e la Società Podistica Lazio. Nel 1926 divenne l'attuale Società Sportiva Lazio, una delle prime polisportive d'Italia. Luigi Pigiarelli e il suo gruppo diedero al club sportivo il nome Lazio, riferendosi all'antica regione di Roma e delle popolazioni italiche e latine del Latium Vetus, che volevano rappresentare in memoria delle proprie origini. I colori sociali, bianco e celeste della bandiera della Grecia, in onore dello spirito olimpico che si voleva animare. Scelsero il simbolo dell'Aquila, introdotto nel 1906 in assonanza con quella del club alpino italiano, emblema della forza d'animo e spirituale dell'individuo da tenere viva in se stessi. Scelsero il motto latino, concordia parver est crescum. Nella concordia le piccole cose crescono, ripreso da un discorso del re della Numidia Micipsa nel 118 a.C. per richiamare il supremo valore dell'amicizia e dell'unità come base di prosperità. È rimasta, anzi, è diventata grandissima come il cielo, e andiamo a cantare tutti insieme con Tony Marco quel cielo bianco azzurro dove brilla una stella. Ritorniamo dove stavamo prima.